pallottole che volano dall'alba fino a sera, cariche della polizia, decine di arresti. Questa è la situazione negli ultimi giorni a Deir al-Balah, Khan Yunis e Jabalia, località della striscia di Gaza dove più forti sono le manifestazioni contro Hamas della gente comune, che non riesce più a tirare avanti dopo gli ultimi aumenti delle tasse sui prodotti essenziali imposti dal partito che governa la regione. Una protesta per il pane e per l'abitazione, fino a gesti estremi, come quello del 32enne Ahmed Abu Tahun, datosi fuoco dopo essere stato cacciato di casa dalla polizia perché non più in grado di pagare l'affitto. Una situazione gestita con la forza, ma la cui responsabilità Hamas fa ricadere, da un lato, sull'autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen e dal partito Al-Fatah, che avrebbe tagliato i fondi pattuiti per l'amministrazione di Gaza, e dall'altro su Israele, che ha in atto una sorta di embargo ai danni della striscia. All'origine di questa situazione ci sarebbe la decisione del governo di Netanyahu di decurtare del 5% la quota degli stanziamenti spettanti a Gaza e Cisgiordania, una ritorsione contro la scelta dell'ANP di sostenere economicamente le famiglie dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Insomma, una spirale di violenze e provocazioni, come ieri quando la notizia dell'uccisione di un soldato di Israele in Cisgiordania ha fatto scendere in strada militanti di Hamas a Gaza che hanno offerto dolci ai passanti per festeggiare l'accaduto.